Buongiorno ragazzi! Buongiorno a tutti, stiamo per andare a vedere la spiaggia di Carataggio che abbiamo letto essere nominata anche come spiaggia di Tahiti. Vediamo, cercheremo di scoprire il motivo. Ma prima ci fermiamo, a fare colazione. Eccoci. Shopping alla Boulangerie Paul Malaroni. Ora ci tocca la colazione in auto perché questa boulangerie fa delle cose spettacolari, ma non ha posti a sedere per consumare sul posto, quindi compriamo e mangiamo in macchina, è importante mangiare. Questa è una girella alla pasta sfoglia e uvetta, una pasta sfoglia che deve essere ripiena di frangipane alle mandorle e crema pasticcera che abbiamo già preso una volta, è una roba folle. Questa è ripiena alla confettura alle mele e questo è un panno chocolat versione croissant. Buon appetito, qui si mangia da Dio. Mamma mia, ragazzi, ma che cos'è? Noi finiamo di fare colazione e poi ci rivediamo in spiaggia. A dopo. Su una sterrata si cammina per una 15-20 minuti e si giunge a questa spiaggia. A Carataggio. E dopo il percorso nel bosco, eccoci arrivare alla spiaggia di Carataggio o Tahiti. Abbiamo scoperto che dalla spiaggia di Tahiti c'è un altro sentierino e adesso stiamo andando a vedere dove porta. Comunque immagino che Tahiti sia dovuta ai colori meravigliosi di questa spiaggia con la sabbia bianchissima, il mare azzurrissimo. Wow! Vista dall'alto c'è un sentierino che scende. Sembra che scenda su una caletta. Facciamo sosta qui, ragazzi. Questa di fronte è l'isolotto di Farina. Quello laggiù è il faro della Ciappa. Lasciamo adesso questo ennesimo piccolo angolo di paradiso, ritorniamo a prendere l'auto, ma voi continuate a seguirci e soprattutto andatevi a rivedere i video precedenti perché troverete spoilerato il nuovo nome del canale. Lasciateci un like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Ciao! Ciao! Ragazzi, buongiorno! Buongiorno! Ultimo giorno Utile! del nostro viaggio, domani si riparte, quindi oggi spariamo le ultime cartucce. Giornata meravigliosa, previsioni Perfetto! stupende, non c'è una nuvola come potete vedere. Le previsioni davano poco nuvoloso e infatti questa è la giornata che ci siamo beccati stamattina. Oggi, visto la giornata grigia, siamo alla ricerca di stagni e animali, però gli animali sono andati da altre parti. Oltre al mare e alla montagna, che come avete già visto sono meravigliosi, ci sono anche scorci fantastici, semplici stagni che però immersi in questo contesto hanno il loro perché. Nel frattempo ha smesso di piovere, sembra che si stia leggermente aprendo, vediamo nel corso della giornata cosa succederà. Ci sono ancora dei bei nuvoloni in giro, però la situazione rispetto a stamattina è decisamente migliorata. Quindi adesso facciamo un giro verso le spiagge di Grande Sperone e Piccolo Sperone, partendo dalla spiaggia di Piantarella. Percorso a piedi dalla spiaggia di Piantarella al Golfo di Sperone e laggiù c'è l'isola di Piana.
colori fantastici anche qua. E questa qua è la spiaggia di Piccolo Sperone, praticamente una piscina. E proseguendo su per quella scalinata si va verso la spiaggia di Sperone Grande. E questa è la spiaggia di Grande Sperone. Wow! Quelle laggiù all'orizzonte sono le isole Lavezzi, mentre al di là, là in fondo, la Sardegna. Oggi la nostra giornata si conclude così, con la spiaggia di Sperone, e ci vediamo domani. Buongiorno ragazzi! Buongiorno! Sì, è arrivato quel momento. Ci stiamo per andare a imbarcare a Bastia per tornare in Italia. Wow! Ci vediamo tra poco per qualche considerazione finale su questo viaggio. Eccoci ragazzi, stiamo per affrontare la lunga traversata notturna e volevamo lasciarvi con qualche considerazione su quella che è stata la nostra esperienza in questo viaggio in Corsica. Come avete visto, le spiagge da sogno si sprecano e alcune sono facilmente raggiungibili in auto, ma meglio se con un'auto un po' alta. Sì. E altre invece si percorrono, cioè si raggiungono percorrendo dei sentieri a piedi, quindi dipende un po' quanta voglia una persona di camminare, di insomma anche un po' intricarsi, infilarsi nella vegetazione, nella macchia, però è bello, cioè è comunque una bella esperienza da fare. Ma se ad esempio ti chiedessi qual è stata la camminata più difficile che hai fatto? Ma difficile no, più che altro la risalita da Capo di Fenu, perché quella è stata tosta. Faceva caldissimo, lo zaino pesante, perché comunque c'erano dietro gli asciugamani, la spiaggia. Che non abbiamo usato. Che non abbiamo usato, ma ce li portavamo sempre dietro. Il drone. Fotocamera, drone, cibo, la GoPro, gli obiettivi, insomma. No, perché in realtà proprio... Manca il computer e poi ce l'ho tutto. No, di fatica no. Però il caldo si sente in modo diverso da come si sente quando facciamo le escursioni in montagna. Ah sì, mi sente parecchio. La spiaggia che ti è piaciuta di più? Non me la ricordo, ce ne sono talmente tante belle. Ah sì, sicuramente quella di Porto Novo, con quella che abbiamo trovato dopo camminando quel pezzo. Carpincia si chiama. Sì, che andò da Porto Novo per un. E a te? Io erbaio, ce l'ho. Ma poi. Cioè, quella vinci facile. La corsa in riva al mare, sulla spiaggia di Erbaio, cioè roba che ancora i brividi. È fantastica. E invece la città che ti è piaciuta di più, anche se immagino già. Bonifacio, neanche tanto come, sì, come centro, bello comunque, però la visione sulle falesie, c'è la vista sulle falesie, a picco sul mare, anche lì, meraviglioso. Non possiamo dire la montagna perché la prima settimana non ha fatto bellissimo, quindi l'abbiamo rimandata, poi la seconda settimana era dedicata più alla parte del mare, quindi... Vabbè, un'altra cosa bellissima ragazzi, gli scogli, le rocce, tutto, tutti questi ammassi rocciosi levigati dal vento che a volte danno forme anche un po' particolari, dicono che ricordino alcuni animali, certe volte abbiamo visto l'elefante, il leone di Roccapina. Però vedeva animali dappertutto, ma perché faceva... Ho visto anche i delfini, però c'erano i delfini. Faceva colazione col vino lei. Ah sì, la faccia del bambino che guardava al cimitero di Bonifacio. Vabbè, si beve anche bene, si mangiano degli ottimi formaggi in Corsica. Comunque, di per sé, la cosa che a noi piace di più della Corsica è questo aspetto selvaggio che continua a mantenere. Purtroppo di anno in anno lo perde, perché chiaramente il turismo avanza sempre di più, anche loro stanno predisponendo sempre più strutture ricettive, quindi è tutto
molto più in costruzione rispetto ai primi anni in cui parcheggi a pagamento ovunque ormai, mentre nel 2019 non ce n'era neanche uno. Sì. Le spiagge sono ancora libere, sono tutte libere, anche le più famose, però cominciano a esserci parcheggi a pagamento. Una cosa bella della Corsica è se avete una macchina che regge e prendere i buchi. I buchi con l'acqua dentro è una cosa, una gran figata. Le pozze, sì. Infatti, giusto. Adesso viene la bella parte più bella. E questo è quello che ci tocca fare tornando a casa. Alla prossima! Ciao!